Buonasera di Bad benvenuti a questo nuovo appuntamento ormai noi delle redazioni di Bad Comics siamo dappertutto eh, nel movimento Occupy Bad Taste <ride> <ride> siamo qui in diretta buonasera a tutti buonasera Claudio ciao ciao Pasquale ciao a tutti gli ascoltatori che sono in ascolto siamo orfani del nostro caro compagno Carlo Alberto e purtroppo non può essere qui con noi Uh, vogliamo che all'Alberto, eh, purtroppo no, ce l'hanno rubato, ma non vi diciamo dove, ci hanno chiesto anche il riscatto, ma non so se lo pagheremo. Uh, siamo qui invece, questo appuntamento sul fine settimana, venerdì, a parlare di che cosa, caro Claudio? Parleremo oggi di un bel fumetto. Parremo. Parleremo di oggi di una declinazione latina, Jupiter, Jovi, Siovi, Jovem, Jupiter, Jovi, eh, cioè in inglese. Di... Esatto, questo bel fumettone scritto da Mark Miller, e disegnato da Frank Whiteley, che Panini Comics ha anche recentemente riproposto in, in libreria con questi bei volumi cartonati. Io qua ho il primo, diciamo, a tem livello temporale, il primo e il secondo, e, e no, sono gli stessi due, ok, perfetto. Pensavo di aver visto io. No, esatto, quindi sì, io semplicemente in... ho eh, il, il secondo in, in versione, anzi, il primo, credo, in versione nuova, nella nuova edizione. Mm, esatto, molto fedele a quella vecchia, insomma, è stata sì. proprio una riproposizione. Perché questa riproposizione? Esatto, esatto, esatto. È... Perché Jupiter's Legacy dovrebbe essere, avrebbe dovuto essere, avrebbe potuto forse essere il fumetto esatto. del momento, perché Pasquale? No. Perché, come per... dice. Esatto, sì, no, volevo, volevo aggiungere questa cosa. Oltre a questi due volumi, come giustamente ci suggerisce il nostro Daduz, c'è anche un volume prologo che racconta la storia dei protagonisti di questo fumetto. E poi vedremo chi sono, li conosceremo uno a uno. Eh, prima, diciamo, dei fatti narrati, in che cosa? Nell'adattamento eh, portato sulle piattaforme Netflix eh, della prima st diciamo, della stagione di Jupiter's Legacy. Quindi, questo fumetto nato dalla mente di Mark Millar e dalle matite fantastiche di Frank Whiteley. È diventata una serie televisiva, un adattamento televisivo dove appunto facciamo la conoscenza della famiglia Samson, ovvero di questa famiglia di supereroi. Eh, par partiamo subito, noi ovviamente eh, partiremo a raccontarvi quello che è un po' il fumetto, eh, quindi cercheremo di eh, presentarvi quelle che sono le eventuali differenze eh, e analogie tra fumetto e serie televisiva e poi dopo ci lanceremo in, in commenti. Eh, sempre molto edulcorati, eh, sempre molto nelle, nelle righe, su quella che è stata la visione delle otto puntate di questa prima stagione, prima e eh, a quanto pare unica stagione, visto che Netflix già ha detto che non ci sarà per ora almeno una seconda stagione, ma bensì gli sforzi eh, della piattaforma digitale saranno eh, rivolti all'allargamento dell'universo narrativo di Jupiter's Legacy, ma Prima di raccontarvi tutte queste cose qui, facciamo un attimo un passo indietro e uh, parliamo, Claudio, se ci vuoi parlare tu, perché ormai siamo tutti appassionati dei tuoi spiegoni, del, di Jupiter's Legacy. Allora, io faccio un piccolo passo indietro prima di parlare di Jupiter's Legacy e vi dico, questo progetto è di molto, 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 un bel po' di anni precedente, a che cosa? Al fatto che, l'autore Mark Millar abbia venduto sostanzialmente, alcuni dicono svenduto, ma eh, diciamo che questa è, scendiamo nella materia delle opinioni, tutto il suo universo narrativo indipendente a Netflix, nel senso che chi magari non conosce, non è immediatamente coinvolto nel mondo del fumetto, non sa che Mark Miller, che è chiaramente uno dei fumettisti più in vista del mondo, possiamo dirlo, perché tanti suoi eh, tanti suoi progetti sono diventati eh, film o serie TV. Insomma, i due, due titoli più famosi sicuramente sono eh, Kick-Ass e... Ehm, Wanted. Kingsman, ma anche Wanted, sì, io direi Kingsman. Kingsman, sì, scusami. È diventato un po' un, un franchise. Ora, quando, come dire, è... è mh, Ora è direttamente un dipendente di Netflix, quindi anche le storie nuove che sta producendo in questi ultimi anni, Prodigy, insomma, The Magic Order, sono eh, prodotte nell'alveo, nel, nel seno eh, di Netflix. Jupiter's Legacy no, o Jupiter's Legacy che dir si voglia. Eh, no, questa è una serie precedente, eh, una serie di supereroi, che lui scrive dopo lunghissima esperienza di collaborazione, Uh, con la Marvel, insomma, uno dei primi, è abbastanza recente no? dopo il suo abbandono sì. uh, della Marvel. Sì. Um, e che, um, che lui scrive dicendo: che Io mh, voglio fare il botto uh, e promette a se stesso. Mark Millar di scrivere la più grande storia di supereroi di sempre. Qual è il, come dire, il, il suo progetto e che cosa racconta di base? Allora, eh, Jupiter's Legacy è una storia di generazioni di supereroi, cioè eh, per i vent'anni della Image, esattamente. Eh, cioè ehm, un uomo eh, di nome Sheldon ehm, Samson. Samson, che è questo uomo qui, okay, che qui vediamo da giovane, mm -hmm. ha una visione ha un, nel, nel 1929, all'indomani della crisi del 29 negli Stati Uniti, Uh, con uh, l'America al suo punto più basso, dal punto di vi vista economico e sociale, l'America non è mai stata così in crisi. E Sheldon, detto Shell, ha una visione immediata, ha un'illuminazione, un, un un'epifania, viene chiamato da una forza alla ricerca di una risorsa che possa risollevare gli Stati Uniti. Uh, segue queste visioni uh, fino a un'isola uh, che non è segnata sulle mappe, assolutamente inesistente. Uh, lo fa insieme a dei compagni del college e uh, utilizzando le sue considerevoli risorse economiche per pagarsi un uh, coraggioso capitano di nave uh, che lo porti appunto su quest'isola che in teoria non dovrebbe esistere. E qui lui e i suoi compagni di viaggio, tra cui suo fratello, il suo migliore amico e la sua futura moglie. Eh, ottengono da degli esseri soprannaturali, alieni, qualcosa del genere, ehm, dei poteri eh, e yeah. si trasformano nell'unione, ovvero un gruppo di supereroi che con il tempo riuscirà ad ispirare gli Stati Uniti eh, per risollevarli. Ecco, questo è il passato. Il presente, che è la parte più cogente, la parte più importante e la parte più supposa della storia, invece è il Quasi è una, dopo. No, vai, va, una no, no, questo pensavo fosse una domanda. No, no, prego, prego. ma risponda, no, 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 semplicemente eh, no, no, vai, continua, no, non, ti volevo, non ti volevo interrompere. intorno. No, dicevo, quasi cent'anni dopo troviamo ancora vivi eh, gli originali dell'Unione, ma ci sono anche i loro figli in un mondo molto più complesso di prima, pieno di supercriminali. Con una, ehm, con una morale nel 2013 assolutamente differente e con tutto un portato di attriti, di invidie, di uh, idee, di cambiamento, uh, di, uh, di, 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 di discordi all'interno dell'Unione su ciò che sarebbe il comportamento più giusto davanti a un'America che di nuovo 90 anni dopo ha subito una grande crisi, ovvero quella del 2008, eh, crisi finanziaria che ripercorre esatto. quella del, del 2029. Insomma, una parte dell'unione tra giovani e vecchi si chiede, sì, ma se noi siamo stati in grado di tirare fuori l'America dalla prima crisi, in qualche modo. E ora invece. Ci siamo ricaduti ancora, non è che abbiamo sbagliato tutto, non è che dobbiamo fare qualcosa di diverso eh, per risollevare le sorti dell'America. Il tutto ruota intorno alla famiglia Samson che è fatta di Sheldon, ovvero di Utopian, una sorta di Superman e, e l'ispiratore di, tutto questo, eh, di tu tutto, tutto questo progetto. Miss Liberty, giusto se non sbaglio? Sì, le, eh, Lady, Liberty, Grace, Lady sì. Liberty, Lady Liberty, esatto sarebbe Grace cioè, Samson la moglie di Utopian quindi la moglie di Sheldon poi Walter. abbiamo Brainwave eh, Walter Sampson che è il fratello che sono yeah. diciamo i, un ruolo che ha poteri mentali poteri di controllo oltre a volare la forza, c'è cioè anche soprattutto poteri mentali quindi di controllo della mente lo, e poi abbiamo di Jupiter's Legacy diciamo non ho capito il Charles Xavier. Di ah, video. ok, perfetto. Sì, sì, esatto, 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 esatto. E poi gli altri protagonisti sono sicuramente i due figli, ovvero: quindi Brandon Sampson e Chloe Sampson, ovvero i due figli della coppia formata da Sheldon e Grace, che rappresentano il contraltare diciamo, di questo confronto generazionale. Che non è solo confronto generazionale tra padri, tra genitori e figli, ma anche proprio da due diversi modi di concepire e di vivere il ruolo di supereroe, il ruolo di giustizia e anche l'etica della giustizia stessa. Perché questo forse è uno dei pochissimi aspetti che ritroviamo anche all'interno della serie televisiva, ovvero questo famoso codice che viene sempre preso e ripresentato e riportato, appunto per una serie di, eh, di, di leggi come non governare, non uccidere che rappresentano appunto la base dell'unione, ovvero uno dei principi, chiamiamoli così, eh, etici e morali due, di questo gruppo di supereroi che nel 29 ha risollevato il, gli Stati Uniti, quindi c'è questa forte componente nazionalistica, dove c'è questo ispiratore che era Utopian eh, verso la sua popolazione, ispirazione che però viene meno per Brandon e Chloe, che invece figli eh, del terzo millennio sono attirati da tutt'altra cosa, quindi sono, frequentano queste feste, feste altolocate, dove c'è anche l'utilizzo di droga, eh, prendono il ruolo di eh, supereroi in maniera molto più leggera, guardando più quella che è tutta la parte relativa ai riflettori, eh, le copertine dei giornali, le riviste patinate. E quindi in, questi, in questo confronto tra la vecchia guardia e la nuova generazione nasce un conflitto che poi porterà allo sviluppo delle trame che abbiamo letto in questi due volumi, questi due volumi qui, dove in particolar modo ci sarà la presenza di un buono che è utopia ed è quello che comunque porta avanti. Così i figli, i loro due ragazzi, Brandon e Chloe, e più altri personaggi, che invece rappresentano questa generazione così eh, priva, anche agli occhi dei genitori, di quelli che sono dei principi, e poi c'è, senza dire chi, un manovratore alle spalle, che se avete visto anche la serie televisiva, mantiene questo ruolo, ha questo ruolo anzi originariamente anche nel fumetto, che è quello che invece porta avanti quest'idea politica, e poi torneremo su questa parola politica, che è alla base del fumetto stesso. Esattamente, e vogliamo esplicitarla questa idea politica oppure la lasciamo oscura, Pasquale? Ma io, io penso che parliamo di supereroi, parliamo di esseri super umani. E quindi, ovviamente, da parte di questo manovratore, eh, che se avete visto la serie televisiva e siete qui, avrete capito chi è, se non avete letto il fumetto né visto la serie televisiva, vi consigliamo di andare a, a leggere il fumetto soprattutto ha comunque una concezione della, della superiorità del, de, diciamo dell degli esseri supereroi che fa sì che siano loro a dover gestire e ha questa supremazia di base che c'è eh, all'interno della loro, della loro ideologia che li porta dire, a guardare l'umanità, non voglio dire come feccia, però come un, qualche, come un, un, un gregge da guidare, da portare a pascolare. Sì, più che altro il concetto qual è? No? Riallacciandomi all'ultima cosa che dicevo io. Vi abbiamo salvati una volta, ci siete ricaduti di nuovo. La prima volta vi abbiamo ispirati e ci siamo dati un codice per questa volta vi guideremo. Che è un grande classico, no? Cioè, eh, sì. come la democrazia non funziona, meglio la dittatura. Mettiamola così, no? Che è. Un, una Occhio, eh, occhio, occhio a queste cose qua. No, no, sì, sì, no, nel senso che così... Cioè, il concetto sì. è quello lì, no? Nel senso, eh, que quello che viene espresso, il concetto è quello lì. Sì, spero che l'algoritmo di Twitch non, non ci... <ride> non no, sia no, 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 no. però, insomma, il concetto che, che esprimono questi personaggi è proprio quello lì, che tra l'altro è un concetto incredibilmente eh, contemporaneo, se vuoi, no? Nel senso... Molto che attuale, sì. il tema dell'uomo forte, il tema della... Di, di questa idea, per cui uh, siamo pieni di problemi, quindi non ce ne faremo carico noi, ma cederemo uh, questi problemi al, um, come dire, a qualcuno che ha la soluzione, una soluzione che cala dall'alto è, è vivissimo anche nella, nella politica occidentale di oggi. Non quindi, il punto, qual è? Questo è quello che vediamo nel primo volumetto. Nel secondo volumetto, invece, cosa vediamo? Vediamo la reazione al, al, alla creazione di questo sostanziale regime governativo dei supereroi. Eh, e vediamo la, la ribellione da parte di una serie di personaggi imprevedibili, no? Nel senso che, eh, nella misura in cui eh, gli eroi diventano dei despoti, chi può salvare il mondo da questi despoti? Beh, nessun altro se non i supercriminali, cioè tramite esatto. un ribaltamento del, del paradigma morale solito, assistiamo a questa, esatto. a questa, a questa ribellione che tra l'altro affonda le radici sempre all'interno della famiglia Samson, cioè esatto. la famiglia Samson che è cresciuta nel corso del tempo, si è allargata e va a recuperare un pezzo di famiglia, mettiamola così, anche qui chi ha visto la serie TV probabilmente capisce, sa di chi stiamo parlando, c'è una sorta di... Pecorella smarrita, forse un precursore che aveva capito prima di tutti gli altri che eh, l'unione e la sua morale erano in realtà un inganno e non potevano funzionare, che ritorna e poi insomma non vi diciamo, non vi svegliamo più nulla. No, 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 no. no. Si... Ma, ci... Sebbene sia un fumetto uscito da un po', non vogliamo anticipare la lettura perché, esatto. perché, perché assolutamente è un volume che ora rispetto a quando è uscito, ormai ci manca poco per festeggiare il decennale, è comunque un fumetto che mantiene inalteata la sua bellezza. Oh, e comunque... E aspetta, no, tra, 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 tra poco arriviamo, arriviamo agli stracci, però prima di partire su questo, allora, quindi, diciamo, quindi una lettura che vi consigliamo di fare, eh, veramente molto consigliata, uh, poi magari io e Claudio tra poco ci diremo, ci scambieremo opinioni uh, su chi come me magari lo reputa un'opera a me piace tantissimo magari a lui forse un pelino meno uh, però prima di partire questo leggiamoci qualche commento perché ovviamente l'invito è sempre quello di, di commentare aggiungetevi uh, in tanti e quindi oltre a salutare Ernesto sì Ernesto ha uh, due volte in una settimana quindi pensa un po' è veramente veramente fantastico e, a, e a salutare Eidi Propera allora nella, se nella serie la, la fase di flashback è fatta benissimo ma di il resto Uh, ne parliamo dopo, uh, ci, ci ricorderemo di questo giudizio. Una cosa pazienza, che non viene, non viene spiegata è come nascono gli altri con i poteri, non gli eredi, ma gli altri con le parti. Ne fumette spiegato. Nel fumetto spiegato no, non ti viene spiegata non, um, non in queste, non in questi no, due volumetti di cui parliamo noi. Insomma, poi esatto. mh, e vogliamo stare aderenti a quello che, che viene raccontato qui, perché di, di questi, no? Questa è, un, è anche una recensione dei due volumetti, quindi non qui. Poi c'è un volumetto mm. prologo che comunque rimane abbastanza vago sul, Sulla sì. questione, così, quindi no, 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 non viene risolta in maniera. La realtà è quella della famiglia Samson e dell'unione, mettiamola così allora. Perché io lo reputo un, fumetto, un bel fumetto? È un bel oh. fumetto? Perché lo reputo un bel fumetto? Allora, innanzitutto, e fughiamoci subito del dubbio, è disegnato da Frank Whiteley, disegnatore scozzese che abbiamo avuto il piacere di, eh, di incontrare anche all'ARF di un paio d'anni fa, eh, veramente autore, eh, per quanto poi, tra l'altro, in questo fumetto specifico sia molto composto nell'utilizzare nell una tavola con quattro... Faccio un attimo di... esatto, ok, fai dire tu. Ecco, fino a quando ci sono scene come queste qua, sì, è veramente un disegnatore estremamente attento ai dettagli, ai particolari. Eh, in, questo, in questo fumetto qui preferisce utilizzare una griglia classica, le possiamo vedere, le quattro fasce, le quattro griglie, Uh, che le, le quattro facce in cui vengono divise poi le varie vignette e quindi questo comunque rappresenta un elemento abbastanza canonico nel mondo del fumetto supereroistico. In altre opere uh, Quietly si lascia veramente andare. Quindi dato per, eccolo qua, lo rivediamo anche in questo caso qui, dato per, uh, per assodato che vi troverete di fronte a un'esperienza appagante per quanto riguarda quella che è la, il godimento della componente estetica del volume stesso, Uh, Miller uh, è bravo nell'unire due, due aspetti fondamentali che mi piacciono tantissimo. Il primo è quello che, di cui abbiamo parlato in questo momento, quello della questione politica e quindi il concetto di superomismo, il concetto di supremazia, uh, che è un qualcosa che Miller aveva già provato a fare in maniera sicuramente bella con la Marvel, con Civil War. Uno degli eventi che nel 2007 arriva uh, in casa Marvel 2006 arriva in casa Marvel, e fondamentalmente dice: Sì, ho capito, ma questi supereroi distruggono, rompono, fanno e tutto quanto. Ma come è possibile che diamo il potere in mano a qual cioè qualcuno al potere, ma non è preparato? Quindi nasce l'atto di registrazione di supereroi. Quindi, Miller ha già quest'idea in, all'interno della sua testa. Ricordiamo anche Batman Red Son, un'opera dedicata invece a Superman dove si immagina. Se anziché cadere nel Kansas, Superman fosse caduto in Russia, cosa sarebbe successo? Come sarebbe stata utilizzata la sua supremazia in un contesto differente rispetto a quello delle ideologie americane e occidentali? Una storia, se siete appassionati del personaggio di Superman, una storia che assolutamente non potete non leggere, notevole. Quindi Millar, che aveva già all'inizio del 2000 eh, caratterizzato il ciclo degli Ultimates, eh, quindi nell'universo Ultimate, quindi comunque c'era sempre questa, eh, come dire, questo tema della supremazia che in Jupiter's Legacy, completamente eh, slegato da quello che era, sì, eh, giustamente dice anche detto, non andando ancora più indietro, eh, c'è Authority, Authority come altra opera così, quindi è un tema che poi ra raggiunge Jupiter's Legacy e quindi trova la sua perfetta no, perfetta no trova una sua mh, eh, ideazione, una sua creazione di questo universo mi piace tanto la parte la prima parte della, della scoperta dell'illuminazione, il come nasce tutta l'unione questa sicuramente importante e poi il confronto generazionale è sicuramente un qualche cosa che eh, nel, corso dei fume, nel corso degli anni nei fumetti è stata trattata tante volte Miller la fa riuscendo a incastrare tutte queste componenti in una storia che è avvincente, è appassionante ed è splendidamente disegnata questa cosa qui, la maniera in cui viene trattata lo fanno sì che Jupiter's Legacy sia non dico una delle mie opere preferite perché non credo che lo sia, però è sicuramente una di quelle opere che se dovessi consigliare a qualcuno neofita, cioè ah, vorrei leggere qualche bella storia di supereroi e di supereroi vai con Jupiter's Legacy, comincia con questa perché riesce a familiarizzare con certi temi che fanno parte ormai della della, della, della dialettica quotidiana, tematiche come la supremazia, tematiche come appunto la, uh, il, la, la, il potere applicato alla politica, scontri generazionali, sono comunque tematiche che nel mondo del fumetto di oggi ci sono e ormai è impossibile non trattarle. Perché invece io ritengo che Jupiter's Legacy sia uno dei fumetti più sopravvalutati degli ultimi 15-20 anni? e perché ritengo che sia un segno premonitore di quello che poi è successo a Mark Millar cioè che eh, dal mio punto di vista non ne imbrocca una da parecchio tempo eh, perché Jupiter's Legacy per me ha due difetti enormi primo è in ritardo di 15 anni cioè Jupiter's Legacy è per... Pasquale ha detto una cosa molto intelligente vuoi leggere una storia di supereroi in cui trovi tanti elementi che fanno ormai parte del canone del modo di vedere il supereroismo ehm, negli ultimi anni, legiti Jupiter's Legacy. Il problema qual è? È che quello che dice Pasquale, secondo me, è giustissimo ed è verissimo, perché Jupiter's Legacy non ha un grammo di originalità dentro, dentro di sé a cercarlo. Perché, dal mio punto di vista, che, che io non sono uno che vaccia di originalità, il punto è che se me la sbandieri davanti al naso, poi me la devi dare e invece per me Jupiter's Legacy è una sorta di mischione di elementi presi da, ti stupirò forse uh, lo squadrone supremo di John <ride> Wald che è secondo me chiaramente il padre di moltissimo di, di padre putativo padre putativo e eh, anche, anche un padre putativo più, aff più affascinante nel, nella sua ingenuità se vuoi uh -huh. eh, di Jupiter's Legacy nel senso che eh, nelle storie di Mark Grunwald, eh, relative appunto allo squadrone supremo questa sorta di eh, contro Avengers che tra l'altro in questi giorni è di strettissima attualità perché è protagonista del, di Heroes, del di esatto, Heroes Reborn esattamente una, si una immaginava... di... Eh, bravo di, di, di Jason Aaron, Jason Aaron. Eh, e si immaginava proprio la stessa situazione cioè eh, gli eroi più potenti del mondo decidono che il mondo non va bene per come si comporta, quindi lo guidano loro. ok E poi, insomma, è un po' come leggere. Io leggevo Jupiter's Legacy quando avevo, non lo so quanti anni avevamo, Pasquale, quando usciva, eh, so, una, un, una decina d'anni in meno già. Cioè. Parecchi anni fa, e no, mi sembrava parecchi. come quando ho letto La Spada di Shannara e dicevo: Bello, ma. Ma se cambio i nomi della storia, questo è il Signore degli Anelli. Cioè, per carità, che va bene, ma poi bisogna capire cos'altro c'è dentro. Quindi il primo problema è quello lì: che, ehm, appunto, questa è una, è una storia di una decina d'anni fa, che arriva dopo Watchmen, dopo, dopo il lavoro fatto da Morrison sul concetto di supereroismo, dopo tante storie già raccontate dallo stesso Mark Miller. Che vanno a decostruire in maniera non troppo dissimile il concetto di supereroismo stesso. Dopo lo squadrone supremo di Grunwald, dopo eh, tante tante, tante storie che già dagli anni Ottanta e anche forse un pelo prima degli anni Ottanta avevano posto gli stessi temi in maniera più interessanti dal mio punto di vista. Semplicemente qui si aggiorna la questione con. Un, un confronto tra boomer, eh, eh, anzi, nel caso di dirlo, questi sono ancora più vecchi dei boomer in realtà, e sì, i non boomer. E, insomma, io ho sempre trovato un po' poco per rendere Jupiter's Legacy un fumetto significativo. L'altra questione è che, secondo me, qui dentro c'è già il difetto fondamentale del Mark Millar degli ultimi 10-15 anni, cioè una fretta colossale. Uh, Tutta la storia ruota, il centro, diciamo, pulsante, il punto di vista e, eh, come dire, è il, 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 il centro emotivo della storia è eh? Chloe, cioè sì. la eh, pecora, pecorella smarrita, pecora nera della famiglia, drogata, eh, adolescente problematica che non vuole saperne di un, del, del supereroismo e del codice dei... Eh, dei, dei supereroi voluto da suo padre eh, per regolare il loro rapporto con il mondo e Chloe cambia posizioni in maniera rapidissima, nettissima le succedono cose che non vengono spiegate c'è un salto temporale utilissimo per carità ma che non è facilmente comprensibile tutti elementi che la serie tv ha cercato in qualche modo di rendere più Espliciti. Eh, più, più, più eh, espliciti e più approfonditi, peggiorando la situazione, no, però aspetta, però restiamo un attimo sul fumetto per rispondere, anche alla sì. domanda di, di, eh, di Daduz, dove ci chiede: Quietly meglio di Miller in questo frangente, c'è squilibrio tra testi e disegni. Vai prima te, poi ti dico la mia. Secondo me, Quietly è un narratore, è un narratore e un disegnatore sì. talmente intelligente. Che ha capito fin da subito che con questo fumetto c'era da fare tanti soldi ma che non aveva, non aveva il valore non aveva il valore, eh, il valore sufficiente per, per meritare parecchio del suo impegno e infatti per me qui c'è un quietly che siccome è quietly siccome cioè uno dei disegnatori più originali personali riconoscibili degli ultimi vent'anni del fumetto occidentale è sempre un bel vedere, ma ragazzi, confrontate no. questo quietly con quello degli X-Men di Morrison. E secondo me la differenza che vedete tra questi e due è, è, è proprio la dimostrazione di cosa di no, quale no. È la differenza tra un disegnatore convinto, realmente convinto del, del progetto e uno che dice. Ok, siamo io e Mark Millar. Sicuramente facciamo parecchi soldi. Probabilmente un giorno prenderemo i diritti per una serie TV pochi, a quanto pare, ehm, <ride> lo faccio, però non chiedetemi di, me, di dare il meglio. Quindi, secondo me, non c'è sproporzione. Sono, è, è una storia molto tiepida. Molto Ma tiepida, que, questo sì. l'abbiamo detto anche prima: cioè nel senso che l'ho detto anche prima: parlando di Quentin. È sicuramente un bel vedere non è sicuramente il miglior quite lì visto, non tanto, non tanto per, per i dettagli, per le anatomie o per l'azione, ma soprattutto per la gestione della tavola stessa e l'originalità, con la quale molto spesso abbiamo la possibilità di leggere cose. Incredibili, uh, We 3 la storia anche una storia in cui la componente <ride> artistica beh, vengono fatte cose inimmaginabili eh, eh. sui testi di, di Greg Morrison, quindi comunque c'è anche questo che, però, in questa storia qui. Uh, io non riesco a vederla come una storia di Miller con il freno a mano tirato è sicur... ci, sono tanti elementi, ci sono tanti elementi che abbiamo avuto che uh, sono stati citati da Claudio ed è giustissimo non è una storia originale come magari poteva essere originale negli anni 80 Watchmen o come magari poteva essere originale per il mondo supereroistico Civil War sempre di Mark Miller nel 2006 mm, non c'è quella volontà di incidere in maniera così forte, netta, sulla politica all'interno dei fumetti stessi. Però è sicuramente una storia eh, che maneggia temi che fanno ormai parte della, della dialettica quotidiana di chi mastica fumetto e lo fa in una maniera sicuramente, vogliamo dire pop, cioè nel senso facendo sì che possa essere una lettura aperta a tutti, una lettura, un, un ipotetico punto di inizio di chi magari non ha mai letto su fumetti supereroi, Jupiter's Legacy ha ah, quel tanto di tutte le cose belle che ci sono state negli ultimi anni che te lo presenta in maniera con, gusto, con un ottimo un ottimo disegnatore e comunque senza evidenti senza uh, grossolani o strafalcioni o... strafalcioni o come dire, eh, buchi di trama, come spesso si utilizza questa parola, cioè nel senso che non ci sono, cioè tutto, tutto molto scorrevole, tutto ben articolato, tutto ben congegnato e il risultato sicuramente per me resta un fumetto. Non è il migliore di Miller, no, non credo che sia il migliore di Miller, non è una delle mie preferite, però è comunque un fumetto che io vi consiglio assolutamente di leggere. E poi cosa succede? Per chi si chiedesse Pasquale qual è il miglior fumetto di Mark Miller, rispondiamo... Allora, che bella. Sai che non me l'ho preparata questa risposta. Aspetta, fammi pensare. Eh, nemmeno io. io mi è venuta adesso la domanda. Anche perché io non so se ho un fumetto preferito di Mark Miller. Ma in, in, ma realtà. in, ma in realtà no, perché mi vengono in mente tantissime storie. Ah, queste è bellissime. Anche le storie su Wolverine, dove lì Wolverine comincia a uccidere tutti quanti. È bellissima. Disegni di Giormita Junior. Ehm. Uh... Non ti so, ci pensiamo, la riproponiamo alla fine della, 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 della diretta la domanda e vediamo un attimo tu già c'hai la risposta, io no sinceramente. io no. già ho la risposta eh, mm. e per me la risposta di Daduz che è Authority è un palo eh, che può essere palo gol però il ciclo di Authority di Miller è, è troppo secondo me um, come dire è troppo servo di ciò che c'è stato prima di Warren Ellis, perché sia la mia storia preferita di Mark Millar. Mm -hmm. La mia storia preferita di Mark Millar è Kick-Ass. Eh, okay. E ha appianato, appaiato con alcune delle storie su, di, degli Ultimates, insomma, dove, mm -hmm. dove eh, nell'universo Ultimate, dove effettivamente Millar aveva un'ispirazione. Importante, rafforzata anche come dire da, da, un, da un collettivo di autori con una visione forte e che gli ha dato parecchio una mano. Ecco, mm -mm 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 -mm. no, io penso che il primo, il primo contatto con Miller è stato proprio gli Ultimates. Sì. Mm, ora ah, tornando un pochettino indietro, poi dopo ho recuperato tutto il resto, Kick Ass, sì, anche soprattutto il primo ciclo, poi dopo tutto quello che è uscito dopo, magari. <ride> te... esatto. Però sì, sì, Ultimates penso che sia quella la serie che più mi ha fatto amare. E poi, vabbè, Squilmora mi è piaciuta veramente tanto. Allora, poi cosa succede a un certo punto? A un certo punto, quindi, Miller svende i diritti a Netflix. E il 7 maggio, quindi un mesetto fa, su questa piattaforma di streaming appaiono le otto puntate di questa uh, serie televisiva quella che era la, la prima stagione che al momento abbiamo capito che sarà l'unica perché poi in realtà ci sarà un'altra serie Super Crocs cioè dedicata appunto ai Villain dell'universo uh, narrativo creato da Miller e della, del suo stesso universo e poi si vedrà che cosa su, succederà in futuro con, con Jupiter's Legacy ehm um... Che ti dico la serie televisiva? È cosa, cosa è successo? Che, che, che è successo? Alla... Che, allora, che... è successo... Ma, Mark, Mark... Mark eh, eh, eh. È successo... Aspetta, prima, prima parliamo bene, di, a livello oggettivo di sì, che cosa è successo. Sì, dai, dai, dai. Okay. A livello oggettivo è successo che è stata presa l'idea di base, eh, mm -hmm. soprattutto dell'origine dei supereroi, del, del, sì. di, di questi personaggi... E si è deciso di raccontare una storia leggermente diversa con dei temi molto diversi. Ora, quindi, partiamo dalle differenze fondamentali tra la storia, tra il Jupiter's Legacy sì. le, sulle pagine e il Jupiter's Legacy su Netflix. Primo. Eh, c'è un, un, un concentrarsi, c'è un, un, un racconto molto più approfondito, come diceva prima Edi Properant, eh, delle origini, nel senso che sì. le origini nel, nel, nelle storie originali sono raccontate in 448, cioè questa visione non sappiamo da dove arrivi, non sappiamo da dove venga, non è appassionante, è semplicemente un gancio per dirti guarda che questi sono stati chiamati sull'isola da esatto. questi. Esseri di grande potere che volevano regalare una speranza al mondo e sono stati scelti questi qui. Non viene raccontata sostanzialmente eh, il, il, il modo in cui i personaggi si guadagnano quei poteri, mentre invece il passato e le origini dei poteri del, 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 dei membri dell'Unione, qui viene raccontato in maniera che Waller vorrebbe essere molto appassionante. Cioè c'è la morte del padre di Sheldon, questa cosa sblocca sempre nel 29, sblocca tutta una serie di questioni, sia interpersonali, cioè di Sheldon, mm. che è un personaggio molto più approfondito perché è un ragazzo mh, ingenuo, molto ricco, a cui tutto è sempre andato molto bene, questa è la sua prima sconfitta nella vita. Sì. Questa sconfitta sblocca un rapporto con un fratello maggiore che probabilmente è più brillante ma è eh, meno apprezzato dal padre. Il padre si scopre che era un disonesto. Vediamo il eh, processo strano di Sheldon che viene preso per pazzo e perché ha queste visioni, nessuno gli crede, lui deve convincere qualcuno a eh, dargli retta. Eh, e poi vediamo anche cosa succede sull'isola dove questo gruppo di persone ehm, viene messo alla prova da questi esseri, da questa razza, diciamo, aliena, superiore, divina, non lo sappiamo, esatto, sì. che vuole eh, consegnare eh, a queste persone dei poteri e quindi c'è un buon 40% della storia, appunto, avviene nel passato. Laddove invece nelle storie, effettivamente nel primo volumetto diciamo di Jupiter's Legacy, che è quello sì. più legato. No? Alla, alla, se vogliamo, eh, metà di questo volumetto, vale quanto la serie, più o meno, facendo sì. un po' un, una sì, 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 okay. sì, sì. mentre nel presente non c'è quel tema politico. O meglio, non è tanto forte quel tema politico, non ancora perlomeno, forse nei piani futuri ci sarebbe stato, ma il tema più, più cogente, più importante è quello generazionale, intergenerazionale, cioè l'idea di che cosa sia il supereroismo. E tutto ruota sostanzialmente intorno alla domanda: è giusto accettare un codice supereroistico classico alla Spider-Man, alla Batman? alla super mentale per cui i supereroi non uccidono mai anche in un mondo che uccide i supereroi costantemente che la serie è violenta, vuole essere cruda sì, sì, vuole sì. essere tosta, insomma sì. vuole, non dico fare il paio con The Boys però, insomma stare essere quel tipo di, di storia sui supereroi cioè e se i supereroi fossero in una realtà più cruda e più dura di quella di un classico universo supereroistico? Questo avviene tramite il confronto tra Utopian e i membri della sua famiglia, cioè un Utopian che vuole essere dritto come un fuso e restare duro e puro e dire no, noi non solo non guideremo gli esseri umani, ma non uccideremo nessuno dei nostri nemici, e tutto il mondo attorno a lui che ha dei dubbi, tra cui Chloe, che dice sai cosa vuol dire vivere sotto le tue regole? è un incubo, io non voglio più stare con voi e quindi un problema anche interpersonale sì, eh, Brandon il figlio che ha un rapporto molto più complicato perché si sente di dover essere l'erede di suo padre esatto. in assenza di Chloe e quindi vuole essere il prossimo Utopian ma è uno sfigato non è pronto, non è maturo e quando pensa di essere maturo dice ok io però per essere maturo ed essere forte come mio padre devo tradirne gli ideali e quindi compie un omicidio sostanzialmente per salvare suo padre, questo crea delle frizioni notevoli perché il padre lo sgrida, tra virgolette, ma neanche tra virgolette, è proprio una sgridata del padre che dice, ah non hai fatto quello che ti ho detto! Ma perché mi viene fuori il dialetto straniero? Non lo so. Vabbè. E... Ma ti riesce bene, quindi dentro qua continua pure. Ma che dici? E... <ride> <ride> e... E quindi si crea questa contraddizione per cui un ragazzo giovane che insegue il padre lo salva e il padre invece di dirgli bravo gli dice no, io ti ho a vivere in un altro modo. E una madre incastrata, come spesso succede alle madri tra l'altro, tra la, la libertà di dire quello che pensa e il fatto di dover fare squadra con il padre. Questo crea questa frizione tra la vecchia e la nuova guardia. Tutto questo però è terribilmente slegato da quello che vediamo accadere nel passato, cioè non ha non, le due strade, le due storie che in teoria dovrebbero raccontare un'unica vicenda, non si capisce dove vogliano andare. E quindi, secondo me, invece che fare quello che dovrebbero fare le buone storie su più piani paralleli, cioè rafforzarsi a vicenda si perdono in un sacco di discorsi nella ripetizione tra l'altro anche, possiamo... anche, anche, per, anche perché esatto sono otto puntate ma in realtà niente ci vieta di pensare che se ne avessero fatto quattro o cinque e avessero comunque asciugato tantissimo alcune puntate dove realmente perché c'è nella serie televisiva c'è questa alternanza tra la storia nel 1929 quindi la depressione tutto quello che poi è il viaggio di Sheldon Uh, e quindi tutto quella che poi anche la, mh, la consapevolezza, cioè mentre nel fumetto Mark Millar ce lo presenta in una certa maniera ma perché è figlio di quell'epoca ma non ci spiega in maniera approfondita il perché di determinate cose nella serie televisiva c'è sicuramente lo spazio un po' più dilatato per poter raccontare anche il perché e quindi il rapporto con i dipendenti della fabbrica dell'acciaio del padre uh, il rapporto con il padre stesso il rapporto con uh, con il fratello Walter, cioè tutto viene presentato e ti dà, ti offre quegli elementi e quel materiale che ti permette appunto di, di capire il perché della nascita poi del codice del non governare, del non uccidere. Il problema, secondo me, è che ora non sappiamo se si era pensato poi di sviluppare successivamente nelle altre stagioni eventualmente il tema politico, quindi si è preferito fare una prima stagione incentrata sull'aspetto... Intimo e personale di questi supereroi, di quindi la nascita dei supereroi, il confronto con la nuova generazione e quindi le problematiche di un codice ormai obsoleto: diremo un codice da Golden Age che arriva poi ai giorni nostri. E quindi questo contrasto è sicuramente importante, però in realtà tutto viene fatto dilatando i tempi in maniera estrema, talvolta anche inutile per quella che magari potrebbe essere la fruizione ripetitiva che ti porta quasi a dire, beh, ma vado avanti, ma vado avanti, che io già l'ho vista. E questa cosa qui è sicuramente l'aspetto più ehm, che meno mi è piaciuto, perché io di fronte agli adattamenti, quindi ai cambiamenti di, eh, di medium, io sono anche aperto a quello che può essere una variazione rispetto alla storia originale. Perché lo sappiamo benissimo, sono linguaggi differenti dal fumetto alla sede televisiva, dal fumetto al cinema e nei, nei vari passaggi si utilizzano linguaggi sicuramente differenti. Quindi ci sta, ci sta benissimo che possa esserci qualche cambiamento, che alcuni per qualche personaggio venga inserito prima, che ci possa essere va bene. Il problema però è quello di non tradire lo spirito originale della storia. Ora, per quanto Jupiter's Legacy possa avere uno spirito che Ereditato da altre storie in passato, vabbè, quindi lasciamo stare quello che ci siamo detti prima e Claudio. Quindi diamo per assodato che quello che ci viene raccontato nel fumetto è un qualche cosa che ci trova sicuramente, di, ok, perfetto, è un qualche cosa che mi piace, qualcosa che io ritrovo nel fumetto contemporaneo. Perché escluderlo completamente dalla serie televisiva? Perché in un contesto storico come quello in cui la supremazia, la politica, la distopia è un tema attualissimo, perché lasciarlo completamente fuori dalla sede televisiva e concentrarsi esclusivamente sugli aspetti interpersonali ripetendoli in maniera eccessiva? E quello che è. È... No, finisci, finisci, Pasquale. No, questa è la domanda, perché quando tu, quando io guardo... Un po', io È vero, come dicevo, anche già all'inizio, prima delle... Delle, delle dirette in cui parlavamo di ehm, Capitana eh, scusami Falcon e Winter Soldier eh, io ho sempre un atteggiamento molto critico nei confronti di questi prodotti supereroistici perché ce ne sono davvero davvero, davvero tanti e quindi di fronte a un qualcosa di nuovo io ho sempre questo atteggiamento un po' ostico di come oh mio Dio, un'altra, un ancora supereroi può sembrare paradossale ma purtroppo sto avendo questa reazione qua così quindi la domanda che mi faccio, la che faccio è perché devo guardare Jupiter's Legacy? se io ho letto oh. il fumetto e mi è piaciuto tantissimo che cosa mi offre? Qual è il quid di questa serie televisiva che dovrebbe rendere la visione un qualcosa di imprescindibile o comunque di consigliato? Non e, perché, e perché in, in eh, anno domini 2021, 13 anni dopo l'inizio della saga cinematografica Marvel e parecchi anni dopo che abbiamo visto eh, i, i film della DC, in cui, oh, gente, non so se vi siete accorti, Iron Man uccide, Capitano America uccide, Ok? Um, Thor uccide, um, Falcon e Winter Soldier uccidono, la Vedova Nera uccide. Cioè, dopo così tanti anni che, um, come dire, la morale base, perché alla fine ti confronti sempre a no? cosa fa, Un, certo. una, una storia che parla. Della morale dei supereroi, ti parla della morale base dei supereroi come è codificata genericamente e ti pone a confronto, eh, però ci sono anche i supereroi che uccidono. Ragazzi, ma la morale base dei supereroi nell'anno 2021, se parliamo al pubblico di chi conosce e nel momento in cui fai una serie animata, una serie tv su Netflix, per forza. Ti rivolgi a quel tipo di, eh, di pubblico lì, a quello che ha visto Daredevil per esempio, ok? Che ha okay. visto che c'era una crisi morale, ma ragazzi, ma raccontata in maniera molto diversa. Ma, ma perché? Cioè, perché se sì, la morale base supereroistica. Attenzione, non dei personaggi, perché in Daredevil si costruiva una morale del personaggio, ok? Senza dare per scontato che i supereroi siano quelli che non uccidono. Perché incentrare una serie su un dilemma che tutto il resto del mondo narrativo sui supereroi ha già risolto? È ah, una grandissima. scelta folle, sì, 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 sì. è una scelta folle. Cioè, Netflix e Mark Millar e il Miller World, l'atto fondativo del Miller World netflixato di serie TV, ci chiedono di risolvere e di trovare appassionante un dilemma che non, non, non c'è, no, è. È, stato, è, è stato già sviscerato, trattato, raccontato, presentato in maniera sicuramente più convincente e avvincente, da Devil, ma, ma anche The Boys: cioè, cioè, se noi guardiamo anche nel, nel recentissimo passato, è vero che la chiave di lettore di The Boys è sicuramente differente rispetto magari a questa, che magari è un'impostazione più classica. Però, comunque sono tematiche che in un modo o in un altro. Uh, se, con declinazioni differenti però comunque sono stati ampiamente trattati e sviscerati allora la domanda che ci facciamo è perché chi vince dall'attento di Invincible è quello di Jupiter's Legacy allora avrei voluto citare Invincible perché anche lo stesso Jupiter's Legacy al netto che nel 2021 abbiamo delle tecnologie così a dei parrucconi quelle barbe mamma cioè, mia i personaggi invecchiati, veramente, è qualcosa di disturbante, anche solo a guardarlo. Anche lo scontro contro Black Star, anche lì c'è una, una dinamica nei movimenti così rigida e così bloccata. Ma è un qualcosa di superato già da, dal primo film degli X-Men. Cioè, già lì si vedevano dinamiche di scontro nettamente migliori rispetto a quelle che abbiamo visto qui. Quindi, come Invincible c'è sicuramente una componente, eh, come dire, eh, grafica negli scontri molto, molto, molto obsoleta. E chi vince? Beh, io ho trovato più gradevole Invincible di Jupiter's Legacy. Sicuramente. Sicuramente. Perché... Cioè perché Invincible riusciva a mantenere a parte tutta diciamo, una serie di tematiche che abbiamo ritrovato nel fumetto, magari li faceva come una delle critiche che sia Claudio che anche Carlo Alberto uh, aveva um, avevano individuato era come rispetto al fumetto il confronto non ci fosse, quindi fondamentalmente c'era una gestione di tematiche, di tempistiche molto tempistiche, molto più molto mh, gestite male rispetto al fumetto, però in sé per sé al netto anche di una grafica sicuramente obsoleta e tutto quanto, era un prodotto che si lasciava godere, piacevole, ma poi Pasquale, vogliamo, vogliamo far vedere qualche sfondo, qualche, qualche blue screen di Ma Jupiter's sì, ma, ah beh, vi facciamo subito con i potenti mezzi della tecnologia di Twitch. Le andiamo subito a beccare un attimo. Eccole, facciamo vedere una cosetta. Ragazzi, questa roba è nel 2021. Eh... Veramente roba da, 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 da web series, eh, guardate quello sfondo lì, i parrucconi, le, le barbe. E eh, comunque, no. mh, non va, non va, non va. Queste sono solo alcune per, per capire, quindi sicuramente eh, parliamo di due adattamenti: di due fumetti, i Vincebow e la Jupiter Legacy. Due fumetti sicuramente forti, e poi per questioni di gusti comunque. Eh, possono piacere un po' più o un po' meno però comunque sono fumetti che piacciono eh, ma i due adattamenti chi in un modo o chi in un altro tradiscono un po' la bellezza delle opere originali però tra i due ecco per non dire parole forti alla Davide però il meno peggio diciamo così è sicuramente per me perlomeno è Vince però poi dopo vediamo al grido di Love Budget ci dice Clero Elodie: sì beh che poi dico, cacchio, cioè, non è che non avessero, come dire, che non ci fossero i fondi o che non ci fosse la possibilità. Falli diversamente. Io ho trovato lo scontro con Black Star a, a tratti imbarazzante. Eh, e, sì. e poi, sì, c'è cioè, tutta quella serie di dinamiche, di i corpi fissi che andavano all'indietro così, dai. No, 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 no va bene, no, va bene. E quindi c'è, cioè, rispetto all'opera originale, eh, vengono tradite quelle che erano comunque le idee di base ora magari potremmo stare qui a parlare come ha fatto prima il Claudio su quelle, se quelle idee sono originalissime poco originali prese in prestito da e elaborate di un mischione di tante cose va bene, questo ve l'abbiamo detto prima però almeno c'è un'idea che è perfettamente riconoscibile nel 2021 presentare ancora un dilemma che se avete visto sempre su Netflix, Daredevil sapete già e là parliamo di un personaggio da una forte morale cattolica cresciuto in un contesto fortemente religioso che si pone delle domande e che porta avanti un percorso sicuramente travagliato, forte. Poi l'incontro in, col Punisher era già alla seconda o alla terza stagione, non ricordo, creerà ancora più attriti, ancora, eh, ancora più... Quindi perciò là parliamo di un prodotto, ecco, stesso in casa Netflix che già di per sé eh, ri, risponde a queste domande che ci vengono presentate, però ci vengono presentate in una maniera estremamente lenta, a volte spesso inconcludente, cioè non si riesce a capire qual è, se tu sostituisci un elemento della storia originale per mettere almeno un altro, fammi capire il perché lo fai. E quindi posso capire che tu ti voglia approfondire la parte nel passato, nel 29, dove mi dice che okay, ti crea un attimo quello che magari può essere il substrato eh, culturale in cui, brand, in cui Sheldon crea la sua idea di supereroe. E ci posso stare, va bene. Però poi dopo è più là? Sì, mm. e poi soprattutto, poi soprattutto la domanda è anche, cioè la cosa che dicevo prima io, nel senso, ma queste due componenti della storia dialogano fra di loro oppure no? Perché alla fine sono frasi, ok? Cioè, sono elementi del carattere di Sheldon che si, ri che si ripercuotono dal passato al presente, tipo quella frase Sheldon tu non ascolti mai e quindi. Il, la difficoltà del, del rapporto con il fratello che diventa la difficoltà del rapporto con i figli me Coglioni, <ride> nel <Non è, ride> senso questo è cioè, No. se eh, voglio dire noi eh, abbiamo sempre in mente no? Eh, mi, mi dispiace eh, fare riferimento eh, sempre al nume tutelare della narrazione multipiano nel mondo del fumetto perché eh, ormai sembra che quando devi dire qualità devi per forza dire Alan Moore però mi sembra che questo sia il, il paragone più sensato cioè se ho un, un Alan Moore che mi racconta in Watchmen la storia apparentemente insignificante del, del, eh, del, del pirata che, che torna a casa sul, sulla, sul cadavere di squalo e che poi in realtà con questo piano narrativo va a dirmi qualcosa da un punto di vista metaforico, da un punto di vista allegorico su uno dei personaggi fondamentali che è Ozymandias e non mi fa capire minimamente il rapporto tra queste due storie fino a quando gli eventi non collassano qui c'era semplicemente come dire ah guarda stanno succedendo queste cose e poi ti racconto anche le origini sono successe anche queste altre però cent'anni prima ma non c'è un vero rapporto tra queste due vicende no. non c'è io non capisco nulla di più se non ok perché si stanno sulle palle forse tra fratelli e perché quel personaggio specifico ha un caratteraccio sì, per anche la nuova All'inizio all pens all pensavo che magari il parallelismo tra, tra queste due epoche, eh, quindi la storia di, un Sheld di uno Sheldon giovane e uno Sheldon un po' più grande, eh, potesse essere in qualche modo un parallelismo tra come Sheldon ha vissuto la ricerca Uh, di poi, quindi il rapporto col genitore, la ricerca del potere, quindi poi dopo, e dall'altro lato, invece, come il figlio Brandon, però in realtà o oh anche Chloe: in realtà, però mh, non c'è nemmeno. Perché in realtà anche quello non è così. Perché in realtà Brandon ha già i poteri, è già un membro dell'unione, uh, dell e già vive determinati rapporti contrastati con il padre, questo suo senso di inferiorità, questa sua volontà di. Quindi, anche in questo aspetto qui. Viene meno uno degli aspetti importanti del fumetto, cioè il rapporto conflittuale tra Brandon e Sheldon, cioè quindi tra padre e figlio. Nel fumetto Miller riesce a esplicitarlo e a renderlo, sul, grazie anche ai disegni di quattro in maniera molto più vivace rispetto alla riproposizione stanca di un figlio in cerca di riconoscimenti dal padre, il padre che dice no non si fa così ah potevi fare meglio mm, no non ha funzionato per me, per me quello è uno dei punti deboli invece di Jupiter's Legacy di Mark Millar nel senso che il cambiamento che avviene in Brandon è repentino immediato telefonato fin dall'inizio e invece sarebbe centrale però è perdonabile perché dici ok però Millar quella cosa lì la vuole raccontare in fretta perché gli interessa quello che viene dopo il punto sì, qual è? Sì. è? è che in questa serie invece quel rapporto lì è tutto, sì, è al centro esatto, è ciò esatto, che sì. dovrebbe tenere in piedi la storia e perché tutto viene creato sul, sul rapporto intergenerazionale tutto viene giocato o quasi tutto sul rapporto intergenerazionale anche esatto. tra Walt e sua figlia tra l'altro a un certo punto si sì, a un certo punto compare anche in la figlia gestita, gestita malissimo assolutamente non si capisce perché in che senso ha oh, yeah. Eh, ci sono queste, sì, perché poi in realtà noi abbiamo parlato di, uh, del rapporto tra Sheldon e la moglie Grace, quindi Grace che non si può opporre a questo marito, questo simbolo, così. Uh, c'è il rapporto tra quindi questa coppia e i loro figli, ci sono anche i rapporti, quindi il concetto di legacy che c'è tra gli altri componenti dell'unione e i loro figli, che però viene trattato veramente in maniera molto marginale rispetto a questa. Che cosa però è quello che colpisce? Colpisce il fatto come anche questo questa, quest aspetto qui c'è cioè del contrasto tra di loro e della maturazione dei personaggi venga veramente gestito male, quindi per rispondere alla domanda di Davide, a di là parrucconi come concetto di Vinzbo, cioè io posso anche togliere da mezzo certi limiti, ev limiti evidenti come può essere sicuramente la grafica e l'animazione di quella serie tv e Trovarci però un prodotto valido, in questo caso posso anche eh, privare la serie dell'effetto eh, disturbante di vedere certe cose come la grafica degli scontri, come i parrucconi, come gli armature, tutto quanto va bene, quello che però resta è di base È proprio una questione di scrittura, cioè si è, puntati, si è puntato su uno dei, dei tanti aspetti dell'opera originale del fumetto e lo si è fatto in maniera sbagliata, male gestendo malissimo il rapporto tra Sheldon e Grace, Sheldon e Brandon, Sheldon e Chloe, e tra i fratelli stessi, che quasi non si incrociano nemmeno per sbaglio. Sì, e... ma ai nostri lettori è piaciuta Giudip Giup Jupiter's Legacy, Properant, Cleroldi, a voi è, pi è piaciuta, l'avete trovata mm -hmm. una, una, una serie tutto sommato gradevole per... Uh... Eh, per, per sapere, insomma, se siamo noi a, a come dire ad essere, ad essere dei, dei gran cacacacchi, per dirla senza ma no, perché ma anche, anche perché leggevo oggi su, su BTS e comunque, nella prima settimana dell'esordio, uh, Jupiter Legacy è stata una delle serie televisive più viste in assoluto. Quindi la, come dire, la, la reazione del pubblico è stata immediata, cioè comunque tutti sono andati lì a vederla. Il discorso è che però, purtroppo sarebbe interessante capire quanti poi abbiano portato a fine. Allora, Clary Oldi, no, è abbastanza dimenticabile. Perché abbastanza? E... <ride> Perché abbastanza? Esatto, perché abbastanza? Beh, eh, credo, credo che questo abbastanza fosse, fosse un Sì, perché poi, poi... Re recupero, recupero qui un commento di AD Properant: un sì. super uccide anche per sbaglio, che sono convinti di far svegliare tutti i rischi affetti? No, eh, quello è quello il problema. Sì. Non si fa più. Sculacciata, e poi dopo, buh, quello sviene. E, e poi un'altra considerazione sì. che mi viene da fare è questo. Cioè, che, che viatico è per i prossimi per le prossime serie TV eh. tratte dalle opere di Mark Millar che sono quasi tutte eh, quasi tutte come scritto anche su Discord mi è sembrato un enorme prequel attendevo la seconda per farmi un'idea più precisa è un prequel deludente però sì, propria, sì, nel sì. senso sì. che dopo un prequel così io probabilmente la seconda non l'avrei guardata dicevo no. le prossime opere eh, di Mark Millar da cui sono tratte le sue serie sono tutte quante più deboli di Jupiter's Legacy in originale, nel senso che sono Magic Order, American Jesus e Reborn, no? Mm -hmm. Magic Order è una delle più colossali occasioni perse, secondo me, degli ultimi anni da un punto di vista fumettistico e l'ultima, secondo me, è più evidente eh, più evidente prova del fatto che Mark miller non ha più voglia e che scrive soltanto perché vuole un po di option uh, di option sui, sui diritti televisivi american jesus è, è boh tiepida a dire poco <ride> è un è come, com, come tante storie degli ultimi anni eh, come dire di, di, di Mark Miller, è, è un, un, un vorrei ma non posso, fondata su una ottima idea di base come Jupiter's Legacy, se vuoi, ma sviluppata in maniera estremamente pigra e un grande strillone affascinante sulla carta, ma poi alla prova dei fatti ben poco e reborn. Diciamo che non ha mai goduto di grandi di ottime critiche. Eh, quindi, anche lì, eh, co, 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 qual è il futuro di, di, questo, di questo Golden Boy, del, del fumetto secondo Ma... la TV, che però la TV per quanto ancora può credere, è Impress, è impress però. Non l'ho letto, maledizione, non ho mai letto. Mai no, eh, no, sinceramente non ti so dire, cioè nel senso che veramente non, non riesco, non so se anche Netflix ormai, ormai le ha comprate queste cose. E quindi non penso che facciano una, una marcia indietro così netta e improvvisa nei confronti di, di Miller, anche perché di base sono tutta una serie di opere che comunque hanno. Eh, Seppure, ecco, magari ci può essere qualche idea più debole, qualche idea ricicciata e pensata da qualche altra cosa, però, comunque sono delle opere che si prestano a degli adattamenti, si prestano a presentare tematiche forti, tematiche comunque interessanti che spaziano, no? Empress, se mi sbaglio, quella fantascientifica, ehm, American Jesus, comunque potrebbe essere. Con una essere donna incinta al centro, insomma. Esatto, quindi. Quindi comunque sì, ehm, ma sarebbe interessante vedere anche Reborn, que eh, quella, di, quella disegnata da, da, da Greg Capullo, quella anche pure yes. è un, una bella storia con un bel tema forte, quindi non lo so, non lo so, sincero, io vi volevo recuperare un attimo un commento di Paolo Brandi che diceva se mi facevano i Vince Vaughn in stile Jupiter l'avrei apprezzato di più invece che in stile cartoon anni 90, sì. Questo sì, forse sarebbe stato sicuramente più, più interessante. Non lo so, non lo so, non lo so, vediamo, vediamo. Cerchiamo di capire Netflix. Che programmi ha nei confronti di questo universo narrativo di Mark Millar. Se, eh, se, se la cancellazione della seconda stagione è stata come dire, dettata dalla volontà di. Provare a puntare su quello che c'è intorno, quindi qualcosa di ancora più cattivo, qualcosa di ancora più interessante come il fascino del villain, o invece se eh, c'è una sorta di improvviso arrestarsi nei confronti di quest'opera che ha comunque diviso un po' il pubblico, c'è cioè chi è, chi è piaciuto, a chi meno, e, e quindi vedremo, vedremo. Ora come ora, ti ripeto, non. Sono solo rammaricato perché, perché in un'epoca in cui escono tantissime serie televisive tratte da fumetti, eh, supereroistici in particolar modo, una delle opere che a me è piaciuta, piace, piace tanto è stata maltrattata in maniera forse eccessiva, perché secondo me se ci avessero fatto ecco, meno puntate, e si poteva anche interrompere, laddove dove si interrompe c'è cioè quattro puntate, tu potevi fare veramente tutti e due i volumi di Jupiter's Legacy, non solo uno ci cioè, avessi mm. tranquillamente potuto con i tempi, perché poi sono puntate da circa 45-50 minuti, quindi voglio dire, ci sta. Il bello è che il fumetto di The Boys è inferiore sia a Invincible che a Jupiter's Legacy, sul piccolo schermo se li magna. Io sono in grande... Come dire, contraddizione con il nostro dado sul fatto che il fumetto di The Boys sia inferiore a Jupiter's Legacy, nel senso che secondo me The Boys anche il è più bello di Jupiter's Legacy, ma come abbiamo detto prima, non sono un fan del Jupiter's Legacy eh, su carta. Però, e aspetta, però... però aspetta, perché The Boys l'abbiamo sempre detto. The Boys non è il, i primi due anni di pubblicazione, i primi due o tre anni di pubblicazione The Boys è una serie che è andata avanti per tanto tempo e quindi... E che, ha, e che è calata con il tempo. Tantissimo. Molto. molto è calata, a differenza invece di Jupiter's Legacy, ah? No, sicuramente dicevo. Forse in questo senso qua, cioè se tu guardi tra virgolette la qualità media di The Boys, se ne pensiamo alla parte del fumetto che poi ha ispirato quindi la parte iniziale della, quella sicuramente è, è potente è, è maleducata, è scostumata, ti porta a riflettere, eh, ti porta, tra virgolette, a, 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 a chiederti tante cose, a guardare anche con occhi diversi, magari personaggi che fino a poco tempo fa ah, ma se anche quello facesse quelle cose di, eh, di patriota, tutto resta appresso. Quindi questo sicuramente è importante. Indubbiamente poi col tempo eh, quella idea di base è andata eh, come dire, a calare, quindi la qualità è sicuramente inferiore. Quindi sì, però io mi trovo d'accordo con Davide, effettivamente la dei The Boys al netto, ecco anche in questo caso, anche di The Boys rispetto al fumetto, ha dei cambiamenti sostanziali in alcune caratteristiche, in alcuni aspetti dei personaggi, vengono anche aggiunte delle, delle sottotrame o comunque degli aspetti che magari nel fumetto non c'erano, però mi permette, resta, resta forte, resta valida quella che è l'idea di base che ha portato poi al successo di The Boys e eh, eh, poi a quella, che, dovrebbe, quella che, che uscirà, che poi è la terza, stagio eh, la terza stagione di questa, di questa serie eh, di Prime Video. Invece, invece purtroppo con Jupiter's Legacy la, la cosa è andata un pochettino più un pochettino peggio e si è, o il progetto era diverso e quindi si diceva, beh, facciamo questa prima stagione dove creiamo le basi della serie. Parliamo dei personaggi, diamo tutto quanto così, e poi prepariamo visto anche il colpo di scena finale, a quella che sarebbe stata la seconda parte della, della stagione, la seconda parte della storia in cui avremmo visto determinati scontri, determinati conflitti creati da questo manovratore oscuro, diciamo così, e quindi poi magari è rimasta Monca. E restando Monca è così. Pasquale, salutiamo, salutiamo i nostri ascoltatori, con questa sì. cosa. Qua. Qual è la cosa che salvi se c'è qualcosa che salvi di eh, questa prima e ultima puntata di Jupiter's Legacy, e qual è la cosa invece che hai detestato di più così rapidissimi? La cosa che ho detestato di più eh, è stato il privare della storia originale, eh, di quella, la storia originale, di quella che è la componente sulla riflessione politica relegata mm. a pochissime battute e, e relegata um, a dei concetti buttati quasi lì per caso. Noi non governiamo, perché? Perché non governi? La cosa che, ho, che mi è piaciuta, la cosa che ho apprezzato, eh, il tempo che mi sto prendendo per rispondere, rispo, risponde? Guarda, ti, ti, dico, ti dico quali sono le cose no, che scherzo, le, ti dico le mie risposte, così ti dico anche, magari capisci proprio anche lo spirito con cui ti ho fatto la domanda. La cosa che ho detestato di più è la ripetitività costante, sì. cioè anche il fatto io. che se tu se tu mi dici in continuazione un, una, una cosa, se mi ripeti costantemente una cosa, come qui ti viene ripetuto costantemente tanto, quella cosa deve essere importante, deve avere un peso. Deve avere una, una, come dire, io devo, eh, devo essere un investimento del mio tempo che ha un valore. E Invece qui ci sono un sacco di, di, come dire, di, di, di ridondanze non necessarie e soprattutto esatto, che non esatto. hanno realmente effetto. La cosa che mi è piaciuta di più è il momento in cui Hatch, che secondo me è il personaggio più riuscito in assoluto, assolutamente sì. È il momento in cui Hatch uccide Big Man. Cioè, il momento in cui eh, fa, utilizza la, la Power Rod, come si chiama nel fumetto, sì. cioè il, 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 suo, il suo oggetto, ehm, utilizza il suo oggetto per far fuori i suoi nemici. Quella è stata una bella trovata. È sì. una bella trovata tratta dal fumetto, quando Ovviamente. gli rubano sì, sì, e lui sì. dice: eh, mare sì. è infestato dagli squali. Dagli squali, ah, esatto. Gli sì, degli sì. Squali. E poi. Dopo, poco dopo, dice: eh, Tutti pensano che io debba necessariamente muovere con questa cosa qua. Invece lo usa per uccidere Big Man. Cioè, dice, cuore di Big Man esatto, no, no, quella anche, lì, si però... anche per lì. Però cosa succede? Tu mi mostri uno scagnozzo. Perché fino a lì è uno scagnozzo che uccide il suo capo e poi. Questa cosa non ha conseguenze sulla storia. Anche lì io per me questa sì, roba sì, sì. è in persona. No, no. uh, uh, Hatch è sicuramente un altro esponente di questa legacy. Quindi datevi a uh, la serie per capire in che maniera. E, però sì, forse è quello che è stato costruito meglio, ma sfruttato poco e, e nulla. Il flashback, però, sì, sì, è piaciuto il flashback anche a noi, però gestito male cioè gestito male per quella che è... In... Inconsequential, esatto, cioè è come, non so, un bel, un bel, un bel soprammobile. Ecco, eh, se, 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 se a uno piacciono i soprammobili, lo capisco, io... ecco, è un bel soprammobile che ti è stato venduto con un bel armadio, poi però lo apri e non ci sento niente. Allora, quindi, il consiglio mio, e credo anche quello di Claudio, è recuperatevi questo bel fumetto di uh, Mark Millar e Frank Whitey, Uh, invece per tutti gli altri continuate a seguirci sulle pagine di bettes.it dove quotidianamente vi aggiorniamo sul mondo del cinema serie televisive, fumetti e videogame con noi della redazione di Bad Comics ci vediamo la settimana prossima, non vi diciamo ancora quando perché vogliamo tenervi un po' lì uh, sulle spine in allenamento attenti e concentrati non come Brandon, più concentrati <ride> e... Non abbiamo un, un codice, noi ci piace essere un po' più liberi rispetto a, a Sheldon. E niente, vi auguriamo un buon fine settimana, divertitevi, leggete tanti fumetti e see you bettes, ti ho rubato la battuta. Ciao a tutti, Ciao, <ride> ciao, <poi. ride> ciao, ciao.